Ciao a tutti ragazzi, sono Sgaragaro Bidol, bentornati sul mio canale per un altro episodio di Hearthstone. Ma oggi non giochiamo. Ebbene no, oggi bisogna parlare un pochettino del gioco, ora che l'espansione è uscita da 12 giorni mi pare, oggi è il 16, quando sto registrando questo video. E bene o male abbiamo capito come funziona il meta, ormai diciamo che i mazzi prestabiliti ci sono. Quelli più forti, quelli più schifosi, quelli in mezzo. Lo sappiamo, l'abbiamo visto, perché comunque il ladro ormai comincia a girare già le stesse identiche cose. Il tempo del testing di cose nuove è passato nei primi 3-4 giorni, fondamentalmente. Quindi c'è poco da starci attorno, a passarci attorno alla cosa, ma andare subito direttamente al punto. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che pensavo di essere più colpito dall'espansione. Non sono rimasto deluso ai livelli di Boomsday, ma poco lontano. Infatti mi sto augurando che aprile venga il prima possibile, in modo che escano le carte dallo standard e il meta cambi effettivamente in maniera diversa, perché ora come ora i mazzi quelli sono. Quindi, boh, comunque, andiamo a vedere classe per classe. Cosa c'è in giro che gira, cosa c'è di forte, cosa è cambiato, cosa funziona, cosa non funziona, ci siamo capiti. Cominciamo. I must protect the wild. Ok, ragazzuoli, partiamo con Druido. Ebbene sì, non fate caso ai mazzi montati a lato, quindi non c'entra niente, parliamo della classe di per sé. Allora, Druido fino alla scorsa espansione, l'abbiamo visto tutti, i mazzi più giocati del Druido erano fondamentalmente tutti. Maligos Druid, Tokwagol Druid. Taunt Druid, Token Druid. Questi qua erano i mazzi che erano giocati prima. Quali sono i mazzi che girano adesso per Druid? Tokwagol Druid, Maligos Druid, Taunt Druid e Token Druid. Quali sono fondamentalmente cambiati? Taunt e Token. Come? Il Taunt con l'inserimento dell'Undertaker e l'Astral Tiger, che permettono un ciclo infinito di Undertaker, quindi avere Taunt all'infinito. E il Token Druid, almeno le nuove versioni, giocano la versione con i Trent. Con i Trispeaker, volevo dire, con loro. La nuova versione è con loro, che tende a essere un pelino più stabile in certi casi. E in altri casi, però, vi ritrovate delle carte in mano che non riuscite a giocare fino a un tot di turni. E dite, e mo'? Però il mazzo di per sé è comunque solido, riesce a farci delle belle vittorie, diciamo. Invece, per quanto riguarda Maligos e Tokwaggle, a meno che non volete provare qualcosa di nuovo come ho fatto io, che ho messo una piccola base bestia dentro, non sono fondamentalmente cambiati. I mazzi sono quelli e tuttora sono forti. Non è che non lo sono più. Quindi è quella la cosa triste. Tu vedi un mazzo e dici magari con la prossima espansione cambierà, sarà montato diverso. Invece no, è sempre quello. Quindi Maligos e Tokwaggle fondamentalmente sono gli stessi. Token e Taunt sono sempre mazzi forti, sono cambiati un po', ma la sostanza rimane sempre quella. Non è uscito un nuovo archetipo di druido, non è uscito, diciamo, il Gonk Druid, dove vai tutto di hero power a far cose. No, è una meccanica che non funziona. Soprattutto gli spiriti, non se ne è visto manco mezzo giocare in giro, a parte qualcuno sporadico agli inizi, ma già adesso non se ne vedono più. Quindi direi che Druido fondamentalmente quei quattro mazzi aveva prima e quei quattro mazzi riusciamo a vedere ancora adesso. Potremmo dire anche il Akkar Druid, ma è fondamentalmente un Togwaggle con una cosa differente. Quindi non lo sto neanche a calcolare. Ed è meno performante del Togwaggle classico. Druido, ragazzi, è ancora così. Let the hunt begin. Ok, come seconda classe andiamo a vedere Hunter. Si sto andando in ordine di classi. Hunter, allora, scorsa espansione, Hunter per cosa ce lo ricordiamo? Deathrattle Hunter e Secret Hunter. Spell Hunter prima non era giocato più di tanto. Ogni tanto qualcuno si trovava, ma fondamentalmente erano questi due qua, Deathrattle Hunter e Secret Hunter. Deathrattle Hunter possiamo vederlo, quello classico, come si chiama, con le uova e i Whelpling, oppure quello versione, diciamo, Recruit con Katarina. Erano questi due qua, comunque li tiriamo sempre sotto la stessa categoria di Deathrattle Hunter. E poi c'era Secret. Con questa espansione qua, con l'uscita di Zul'jin, Spell Hunter è tornato alla carica. Perché Zul'jin dà quel colpo in più che lo Spell Hunter non aveva. E
che gli fa vincere fondamentalmente le partite. E non solo quello, gioca un'altra carta che tutti pensavano facesse schifo, invece a quanto pare funziona bene, che è la Baited Arrow, si chiama, mi sembra, giusto? Esattamente, Baited Arrow. Io non ci davo neanche mezzo centesimo a sta carta, invece funziona bene e dà fastidio trovarsela contro. Senza considerare il fatto che può anche essere tirata a face, quindi in caso mancasse del danno la potete tirare in faccia all'opponent. Piccola cosa in più che anche in passato non ci avevo pensato. Quindi, come vi stavo dicendo, Spellhunter è tornata alla carica. Per quanto riguarda Secret e Death Rattle Hunter ci sono ancora, e fondamentalmente Death Rattle Hunter mi pare che l'unica carta decente che ha aggiunto al mazzo, se gioca la versione con Katrina, è un Dasta. Per il semplice fatto che più di una volta vi capita di avere in mano Devil Saur, King Crush, allora portare dal mazzo un Dasta aiuta sempre, perché evocare special, evocare in free dalla mano minion 8-9 mana torna comodo. Un'altra versione di Hunter che si sta vedendo ultimamente, non forte come le altre, ma che riesce un pochettino a dire il suo, è il Full Beast Hunter, ovvero con tutte le bestie e i Master Call. Non è di certo considerarsi un mazzo top tier, però diciamo che è una piccola novità che è entrata nel meta, che fa il suo. Però sono sempre del parere che se dovete giocare il mazzo più performante, giocate di nuovo o Death Rattle o Spellhunter. Attualmente sono questi due qua, gli altri scendono pian piano sotto. Quindi che dire, da Hunter anche qua piuttosto deluso, perché comunque si sono visti due mazzi, cioè fondamentalmente soltanto il Full Beast Hunter che è nuovo, lo Spellhunter già c'era, c'è stata solamente una piccola aggiunta, anzi due diciamo. E invece il Secret Hunter, che è tipo quello che ho portato io, come aggiunta alla fine cos'è che ha avuto? A parte Zul'jin, lo si gioca anche lì ovviamente, e doppio Masked, come si chiama, quello che mette il segreto dal mazzo, cioè doppia Bloodscape Strategies, che io mi sono trovato molto bene, e doppio Masked qualcosa, lui, Masked Contender, che io stavo provando uno solo, ma anche in doppia copia può andare bene, che ha dato un pegno di velocità in più al mazzo, ma fondamentalmente non è che sia cambiato tantissimo. Quindi diciamo che anche Hunter ha ricevuto solamente un nuovo archetipo nuovo, che è il Full Beast, basta. E anche qua secondo me come cosa è triste, perché un'espansione intera, un solo mazzo nuovo, un po' lascia parecchio a desiderare. Ma vabbè, andiamo avanti. You asked for it. Adesso andiamo su Mage è da quando è uscito Baku che abbiamo sempre cercato di farlo funzionare odd Mage, Hero Power, è ottimo. In questa espansione qua l'Odd si sta comportando decisamente molto bene rispetto in passato, per il semplice fatto che ci sono un paio di carte nuove che aiutano. Ora come ora di Odd Mage ce ne sono due versioni. C'è quella o aggro, con quindi Arcane Missile, Daring Frame Eater e altra roba, oppure c'è la versione più control, diciamo, che tende più a controllare la board, pushare late game con parecchi away e roba varia, anche perché in questo momento Odd Mage ha la bellezza di 6 away che non sono male. Ha doppio Blast Wave, doppio Dragon's Fury e doppio Flame Strike che non sono male. Il punto è che anche qua non è una novità, si è semplicemente andato a potenziare un pochettino un mazzo che c'era già. Del Mage, se andiamo a vedere altri mazzi nuovi, non ce n'è. Perché del Mage cos'è che gira ancora? Big Spell Mage, che già lo avevamo e che molti lo giocano ancora uguale identico, tutto sommato. Certi giocano già Nalai dentro come aggiunta, ma per il resto è rimasto uguale identico. E un altro mazzo che ogni tanto si vede girare, che però non è che sia al top più ormai, è Tempo Mage, perché dalla scomparsa della Mana Wyrm ha perso tantissimo, ha perso la sua opening più sbloccata. Poi un altro mazzo che si vede ogni tanto è Murloc Mage, che però come per gli altri mazzi è roba già vista, non è novità. Quindi fondamentalmente del Mage possiamo dire che l'unico mazzo interessante che c'è adesso è l'Odd Mage, perché finalmente funziona. Elemental Mage neanche sto a elencarlo, perché tanto anche questa volta qua non funziona, quindi nulla da dire. Quindi anche per Mage sono molto molto deluso, perché alla fine non ha, l'espansione non ha portato nessuna novità al meta attuale per quanto riguarda il Mage. I mazzi che c'erano, i mazzi ci sono, solamente che
Certi funzionano meglio, certi funzionano peggio. Niente di più. I will fight with honor. Paladin! Ragazzi, Paladin. Allora, il primo giorno di espansione, se vi ricordate, c'era l'OTK con Shirvalla, che va ancora un pochettino adesso, però ovviamente rispetto all'inizio espansione, dove la gente provava cose, ora è un pochettino più difficile farlo girare. Infatti ora l'OTK che gira meglio è quello con Uther di K. Esattamente, l'ho anche portato io sul canale, il mazzo che ha giocato anche Gera, che ci ha fatto un risultato ottimo, che il mazzo non era suo ma di un'altra persona, non mi ricordo il nome, mi dispiace, sono ignorante coi nomi. E poi cos'altro c'è di Paladin? Odd, che fondamentalmente è rimasto uguale, è cambiato pochissimo anche Odd. Quindi fondamentalmente per Paladin l'unica cosa di decente nuova, che in realtà non è neanche nuova, è DK OTK. Solamente quello. E per giunta voi direte, ma c'era già prima? Sì, infatti, cosa ha messo di nuovo? Il timeout? No, perché molti neanche lo giocano timeout. La carta che fa andare meglio il mazzo unicamente è questa. Per questo schifo qua ti permette di avere un 2 mana che quando ha lo spike resist sopra è un 2 mana 3-9 con Death Rattle, evoca un 2-6 e torna nel mazzo. Richiamabile da Call to Arms. Fondamentalmente questa qua è la carta che sta facendo andare bene il DK TK. Questa qua. E se ci pensate è fottutamente triste come cosa anche questa. Perché ci sono state carte nuove. No, in realtà, scusate, c'è anche la Flash of Light, che è un cycling, è una cura. E anche questa aiuta. Anche perché in combo con il nostro amico Kangor, mi sembra che si chiama, insieme al nostro amico Kangor, è recupero 8 di vita, pesca una carta che direi va più che bene. Uno shield slam più forte. Cioè uno shield... shield block più forte con lui giù e costa un mana in meno. Per quanto riguarda gli archetipi di Paladin, c'è Odd Paladin, c'era anche prima, è sempre un top tier. Cambiato qualcosa? Poco e niente. Quindi anche lì molto triste come cosa. Quindi fondamentalmente possiamo dire che anche Paladin in mazzi nuovi tutto sommato non ne ha. Solamente che adesso la versione col DK TK funziona meglio. C'era già, ma ora funziona in maniera decente. Quindi anche sul Paladin non ci abbiamo nient'altro da dire. The light shall bring victory. Priest! Oh, Priest! Priest è in assoluto la classe che è cambiata di più in questa espansione. No, non è vero. Assolutamente no. Priest, scorsa espansione, prima che uscisse questa, cos'è che c'era? L'Asmodee Priest, ovvero quello con la Zerg Gallery, Mind Blast, roba varia. Qualche Control Priest, quello con... come si chiama? Con Anduin Decay e Mind Blast, con Alexstrasza. Spiteful. E Steel Priest, quello con Benedictus, la Quest, eccetera, eccetera. Con questa patch... cioè con questa espansione sono usciti mazzi nuovi? No. No. Un mazzo che adesso è un pochettino più giocato è la PM Priest, quello con il Bor che fa gli OTK, solo per il semplice motivo che è uscita la carta Mass Hysteria, quindi è una board clear in più e il mazzo riesce a resistere di più per arrivare a farla combo. Ma fondamentalmente anche quello è un mazzo che già va in prima. Gli altri mazzi ovviamente già c'erano già prima riuscivano a giocare, ora con quella carta là riescono a giocare un pochettino meglio. Ma come mazzo nuovo di per sé, zero totale. Anche perché le due leggendarie del druido, almeno attualmente, non servono quasi a niente. Certo, la tipa Talangeli, come si chiama, non mi ricordo neanche il nome, ragazzi, sono ignorante con i nomi. Mi pare Priest Talangeli, sì. Lei sì, viene giocata in Steel Priest, perché comunque fotti un bordello di roba dal mazzo dell'Opo e dalla sua mano, copi roba, e con lei può essere che ti entri un bel po' di roba dalla mano, quindi è una buona giocata che se l'Opo ha finito le board clear non può più risolvere. Ma fondamentalmente, almeno Bosmandi è lì, che non ci fa niente. Prima incontro una buona in futuro, non si sa. Quindi ci troviamo così, nuova espansione... Priest uguale identico. Tristezza, vero? Non mi sto neanche a soffermare più di tanto sul Priest, perché veramente è la tristezza più totale. Da quando
come si chiama, il buon vecchio Raz è stato nerfato, per il presto è stato solamente un declino e basta, non è più tornato su, e dopo tutto il tempo che ha fatto con Raz direi che se lo merita, direi di sì, ma andiamo avanti. Watch your back. Rogue. Ok, Rogue tutto sommato ha effettivamente visto una novità. Ok, come novità di mazzo, non dico che sia forte, ma è una novità, ovvero il Pirate Rogue. Bene, sì, qualcuno lo gioca, qualcuno riesce a chiuderci anche bene, perché riescono a fare la loro board bella senza che il bloppo riesca a levar tutto e andare a giocare Cannon Barrage, mi pare che si chiama così, la spessa mana. Cannon Barrage, e vanno a chiudere grazie a questa carta fondamentalmente. Quindi è una specie di aggro mal riuscito, che se arrivate ad avere tanta roba sul terreno, fare preparation, cannon barrage, fa vincere le partite. Ma fondamentalmente è un mazzo ben lontano da essere tra i più forti e competitivi. Però è un mazzo nuovo, è una novità. E cos'altro gira allora di Rogue? Odd Rogue, e quello gira ancora. Tempo Rogue, qualche tempo Rogue c'è in giro. E un mazzo che è tornato a tutta carica è il buon vecchio Kingsbane Rogue. Ebbene sì ragazzi, come mai, cosa avrà mai ricevuto Kingsbane Rogue che l'ha fatto tornare a potere? Questa. Dov'è? Fondamentalmente Kingsbane Rogue è tornato buono per sta carta qua. Raiding Party. Pesca due pirati, combo, pesca un'arma. Quindi per tre mana voi pescate la vostra Kingsbane. Quindi avete un modo in più di prenderla oltre a Minion 3-1. E non solo. Siccome sono pirati quelli che andate ad aggiungere, potete aggiungere loro. Oppure il nostro amico Capitano Greenskin. Ebbene sì. Quindi questa carta qua ha dato a Rogue una stabilità imbarazzante proprio. Gli ha dato una stabilità imbarazzante, rendendolo infatti uno dei mazzi Rogue più giocato. Tanto è vero che per giocare in ladder dovete farvi il mazzo, se potete, contro Kingsbane Rogue. È triste da dire, ma è la verità. Per quanto riguarda il resto, c'è soltanto, come vi dicevo, il classico, come novità, il Pirate Rogue, che però, come vi dicevo, è ben lontano da essere uno dei mazzi migliori. È giocabile, ma non abbiate troppe aspettative per quel mazzo, perché sappiamo bene tutti che non è, diciamo, il massimo. In questo momento, se volete rankare tranquillamente con Rogue, vi dico giocate Kingsbane Rogue e andate praticamente dritti, perché vincete tutti i control. Ironicamente ne girano anche abbastanza. Quindi per il Rogue un nuovo mazzo, per il resto tutta roba che già conoscevamo. Andiamo avanti. For Doomhammer! Shaman! Ebbene sì, Shaman. Shadderwalk. Shaman uguale Shadderwalk. È uguale. Shadowlock Shaman era montato in un modo, Shadowlock Shaman è rimasto uguale. È stato provato con qualche carta nuova, qualcuno ha voluto testare Zentimo, qualcuno Kagwa, lì come si chiama, il Loa, qualcuno ha voluto provare a testare il nuovo rimbalzino 3 mana, e poi sono tornati tutta la versione classica. Uguale. Triste. Molto triste. Cos'altro si è visto di Shaman? Importante. Even, che in realtà già lo conoscevamo, anche quello è cambiato poco e niente. E poi ci sono i pazzi disperati che hanno provato a giocare aggro Shaman droppandolo subito, perché hanno pensato, perché devo giocare aggro Shaman quando posso giocare Odd Paladin oppure Odd Rogue oppure Zulok. E c'hanno anche ragione loro, non c'ha un cazzo di senso. Quindi possiamo dire che Shaman è stata tra le più delusioni di tutte, perché non solo i mazzi sono rimasti gli stessi, non sono neanche cambiati, sono identici, non ha senso. What the fuck. Andiamo avanti, non mi voglio neanche soffermare. L'unica cosa positiva di Shaman, sapete cos'è? Che è bello per spaccare il culo a Kingsbane Rogue, che ce ne girano troppi. Giocate Shadowlock Shaman e vincete al 100%, perché Shadowlock continua a frizzargli e spaccargli l'arma, non giocano più. Infatti io lo scorso giorno ho sclerato perché beccavo troppi Kingsbane, ho giocato Shadowlock e li ho piallati tutti da prima all'ultimo. Comunque Shaman, delusione totale. Your soul shall be mine!
Warlock! Sì! Warlock sì! Zulok! Evenlock! Q-Block? Ah no! Scusate! C'è un mazzo che è tornato in voga per un pochettino. Discard Lock! Con tutte le nuove carte che fanno il discard, giochiamo Discard Lock! E fa schifo tuttora! Certo, ci sono dei momenti in cui può essere più stabile grazie alle nuove carte, non lo metti in dubbio, ma fa ancora schifo. Estremamente. È orrendo. Quindi fondamentalmente, se volete giocare Warlock, giocate Zulok o Evenlock, praticamente non modificate neanche quelli. L'unica carta che ho visto, di recente giocata tanto in Evenlock, che è nuova, udite udite, è una neutrale, ed è Mojo Master Zeki, quella che riporta i cristalli di mana a 6, a 5. Quella è l'unica carta nuova che viene giocata là dentro. Già. E quindi anche Zulok, sono uscite delle carte che potevano sembrare carine. Il problema è sempre uno, ovvero che c'è ancora Kaleset. Quelle carte carine sono a 2 mana, quindi non si possono giocare. Stessa cosa che vale anche per Shaman, tipo, che non gioca, non so se ne avete notato, tornatemelo su Shaman, nessuno gioca l'arma a 2 mana, quella nuova che va bene con Cristallino Overload, perché è forte come arma, perché c'è Kaleset fondamentalmente. Finché c'è Kaleset, quelle cose là non le possiamo vedere, quindi da aprile con lo standard nuovo forse vedremo delle novità, ma per ora. Quindi Warlock, ragazzi, dovete giocare Evenlock, Zulok, cioè Heal Zulok, oppure il classico Q-Block. Poi siete dei coraggiosi, giocate Discard Lock, ma lo fate con la consapevolezza che è un mazzo che lascia parecchio a desiderare, ma parecchio a desiderare. Quindi fondamentalmente anche Warlock si è rimasti lì, è cambiato poco, molto poco. Peccato, peccato. Andiamo avanti. Victory or Death! E per finire, Warrior. Warrior che ha ricevuto 2 nuovi archetipi, e tutti e 2 che non funzionano. Ebbene sì, il primo è Dragon Warrior. Non va. Fondamentalmente non va, perché Dragon Warrior normale sembra che si incarti come se non ci fosse un domani. L'ho provato contro tutti i contro che dovresti andare in value teoricamente. Ti ritrovi a perdere tutto, perché comunque i tuoi draghi, quelli sgravati sgravati, sono contati. E versione odd è buono per via dell'armor, però ovviamente potete giocare meno draghi, quindi è meno consistente. Quindi già la versione drago è da buttare via. E il nuovo archetipo Rush funzionerà. Rush Warrior adesso, poi il nuovo archetipo, hanno già provato a spingerlo la scorsa volta che Rush Warrior, però non ha funzionato. Però adesso funzionerà? No. Ha uno degli spiriti che di per sé, per come è fatto, uno dei migliori, ok? È proprio il Rush Warrior che non regge. Lo scorso giorno, non so se avete visto le partite che ho fatto con il mio Beast Waggle Druid, che ho beccato Rush Warrior, sembrava che stavo perdendo, alla fine ho vinto, perché fondamentalmente come mazzo è orrendo. Purtroppo è orrendo. Quindi anche Warrior, se volete giocare un mazzo Warrior, l'unico giocabile attualmente è Odd Warrior. Odd Warrior. Vi rendete conto? Odd Warrior, ancora adesso. Cambiato zero. Penso che Warrior sia stato anche questo una delle classi con più, come si può dire, delusione. Perché sembrava tanto hype, Rush Warrior diventerà forte, la leggendaria con lo spirito e i Rush nuovi, il Dragon Warrior, la Valo infinita. No, no ragazzi, non ce l'hanno fatta. Proprio zero. Peccato, povero Warrior. Forse prossima espansione riusciamo a vedere qualcosa. Prossima espansione. Sì, prossima espansione, perché è un nuovo anno dello standard. Riusciamo forse a vedere un meta diverso. E forse il Warrior riuscirà ad affermarsi un minimo in questo cavolo di meta. Ma per ora non ci siamo con i nuovi archetipi. Comunque, ragazzi, direi di chiuderla qua. Vi ho dato la mia opinione sui mazzi che ci sono, sul meta attuale, su chi si è salvato e chi non. E se devo essere brutalmente sincero, sì, anche questa espansione qua mi ha deluso parecchio. Ero molto più hype mentre leggevo le carte, ma ora giocandoci
mi sono reso conto che la solfa è sempre quella. Forse anche il gioco che alla lunga sta un pochettino stufando, perché comunque giocandoci tutti i giorni un pochettino viene a scendere. L'hype dei primi giorni di gioco è passata, i primi giorni di Arso per me sono stati bellissimi. Ora è più, molto più pacata come cosa. Cioè lo faccio perché mi piace portare video sul canale e tutto, però il gioco non mi prende più come prima. Vedere queste espansioni così piatte non mi fanno di certo in più impazzire come prima, anzi mi lasciano parecchio deluse. Vedere con una nuova espansione i mazzi praticamente non cambiate ti mette veramente male dentro, perché dici che cacchio hanno fatto a fare questa espansione. Solo per farci spendere soldi e basta, fondamentalmente. Comunque ragazzi, io adesso vi ho detto la mia. Ditemi sotto in descrizione cosa ne pensate anche voi di questo meta, di questi mazzi, e se la pensate come me, oppure se pensate che io abbia sbagliato a dire la mia. Cioè, che abbia sbagliato a dare la mia opinione su questi mazzi, che potevo vederla meglio, ma secondo me dovrebbe andare così. Quindi lasciatemelo sapere nei commenti. E come vi dico sempre, ragazzi, alla fine di ogni video, ci vediamo domani per un altro video. A domani, ragazzi. Ciao ciao.